se ti piace il lavoro che facciamo, il lavoro di informazione che facciamo per la nostra città, ma non solo per la nostra città, a livello provinciale, seguici appunto sul canale YouTube, appunto cliccando sulla campanellina, come puoi vedere dalla ripresa che vedi sotto, e anche mettendo mi piace sul, diciamo, sul video, il mi piace quello di YouTube, o se vuoi il non mi piace, su YouTube è possibile anche mettere il non mi piace, perché così comunque fa alzare l'algoritmo e comunque abbiamo una maggior penetrazione, diciamo, sulla nostra zona. Se lo fai, ti ringrazio, ciao e grazie ancora che siete sempre, diciamo, con noi. Ciao. Finalmente c'è una data per l'avvio del cantiere di manutenzione al ponte translagunare delle Trezze che unisce Chioggia a Valli. ANAS inizierà i lavori giovedì 1 ottobre e istituirà il senso unico alternato di circolazione dal chilometro 90 più 150 al chilometro 90 più 400 lungo tutte le corsie a partire dalle ore 6:30 del mattino fino alle ore 16 del 18 dicembre prossimo. In prossimità delle aree di cantiere sarà in vigore il limite di velocità di 50 km orari al divieto di sorpasso. Per i veicoli leggeri, spiega il sindaco Ferro, il percorso alternativo suggerito dall'ente stradale sarà costituito dall'Arzerone, recentemente asfaltato. È chiaro, continua il primo cittadino, che ci aspettano almeno un paio di mesi di disagi, ma questa manutenzione straordinaria è necessaria. Il 5 ottobre inizieranno anche i lavori al ponte del Musichiere, oltre a quelli già in atto negli attraversamenti del Brente e dell'Adige. Le opere progettate per ripristinare il livello di servizio del ponte translagunare delle Trezze, attualmente interdetto ai trasporti eccezionali, prevedono il rinforzo della soletta del ponte, il ripristino delle superfici in calcestruzzo, delle travi e delle componenti strutturali al di sopra e al di sotto dell'impalcato, nonché il consolidamento di una porzione dell'infrastruttura danneggiata da un'imbarcazione fuori sagoma. Il finanziamento per l'esecuzione dei lavori da parte di ANAS ammonta a circa 2 milioni. Allora, siamo qui al negozio di Passione Caffè dove c'è la splendida signora Amina. Che... Ciao Amina. Ciao. Senti, spiegami un attimo perché, siccome ultimamente offro spesso il caffè, no, però mi sembra che c'è la possibilità di avere l'utilizzo di un'ottima marca di caffè e risparmiare. Certo. Allora, la promozione che diamo esclusivamente per Chioggia Azzurra, in questo caso, è la nostra macchina della Mini Caps con 50 capsule a 18,50 euro. Però, passando appunto per Chioggia Azzurra, regaliamo ulteriori 50 capsule a scelta del cliente. Non obbligatoriamente deve prendere caffè. Quindi praticamente si prende la macchinetta che viene data in comodato d'uso e con l'offerta, con la promozione di Chioggia Azzurra, oltre alle 50, diciamo, capsule standard, che facciamo così, Esatto. ulteriore 50. Quindi vi conviene chiamare prima possibile Passione Caffè e poi qui la splendida signora Mina. Grazie, grazie mille. Saranno 12 gli argomenti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale di Chioggia, convocata per lunedì 28 settembre dalle ore 9:30. Tra essi spiccano l'approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2022, curiosamente poste alla fine. Non è improbabile che, come accaduto altre volte, la maggioranza chieda l'inversione e quindi lo anticipo. Tra gli altri temi in discussione e votazione, l'addizionale IRPEF, le aliquote dell'IMU, le tariffe della Tari, il regolamento per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente. Nella giornata di mercoledì 7 ottobre, le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL del settore trasporti hanno indetto uno sciopero generale del lavoro nei porti di Venezia e di Chioggia per 24 ore. L'agitazione è motivata dai ritardi nello scavo dei canali di accesso agli scali che limitano la portata dei traffici. Inoltre, i sindacati protestano per la mancata soluzione al problema dell'arrivo di grandi navi da crociera entro la laguna, e soprattutto per gli effetti dell'entrata in funzione del MOSE, con tutte le sue limitazioni,
le quali rischiano di ridurre ulteriormente il volume di affari per entrambi i porti. Sullo sfondo anche il calo degli arrivi a causa delle restrizioni sanitarie e la perdurante non pubblicazione del protocollo fanghi. Domani pomeriggio, sabato 26 e domenica 27 mattina, avranno luogo le visite guidate al Forte San Felice nell'ambito delle giornate europee del patrimonio. A causa delle restrizioni sanitarie, il comando della Marina Militare ha autorizzato solo gruppi di 10 persone al massimo. Perciò il comitato dei volontari che organizza le visite ha diviso ogni gruppo in due tranche da 10 persone l'una, con partenze temporalmente separate. I 120 iscritti potranno quindi visitare il forte grazie al raddoppio del numero delle guide fornite dal comitato stesso. Si tratta delle uniche visite stagionali consentite, dopo che erano saltate quelle previste in primavera e in estate. Gli orari prefissati sono sabato 26 dalle 14.30 alle 17.30 per l'inizio del tour, domenica alle 10 e alle 11 del mattino. Le prenotazioni, come sempre, sono raccolte attraverso il sito Eventbrite. Necessario l'uso della mascherina.